La funzione se punto errore è utile quando una formula ci restituisce un errore. In questo esempio voglio dividere la colonna B con la colonna C, quindi quantità diviso unità vendute. Questa cosa si può fare se il divisore non è uguale a 0, perché in matematica sappiamo che non si può dividere un numero per 0. Pertanto facciamo l'operazione facendo B2 diviso C2. E la mettiamo nel primo argomento. Se questa operazione si può fare, la formula ci restituisce il risultato di questa divisione. Altrimenti noi gli diciamo di inserire novenite, perché esteticamente è più bello rispetto a quando Excel ci restituisce uno di queste tipologie di errore. Gli do l'ok, copio e incollo in tutta la colonna gialla ed ecco fatto. Noi abbiamo in due celle novendite perché il divisore era uguale a 0.